Mauro Giuliolo, presidente di Banca Adria Colli Euganei. Siamo qui a fine anno, come sempre, ci facciamo gli auguri e è il momento anche per tracciare un punto su quello che è successo. Com'è stato questo 2022? È stato un anno impegnativo, venivamo già da una situazione dove l'aumento dei prezzi delle materie prime era molto forte, poi dopo il 24 di febbraio c'è stato purtroppo questa guerra che ha messo in ginocchio tutti, a tutti i livelli. Abbiamo cercato di fare come sempre il nostro meglio, di essere vicini ai territori, alle aziende, alle imprese, alle famiglie. Sicuramente ci abbiamo messo tantissimo impegno, credo che i risultati ci saranno, ma soprattutto quello che è più importante è che c'è stata nei confronti dei clienti, dei soci, vicinanza e sostegno in questo momento molto difficile. L'economia però sembra che abbia dei fondamentali abbastanza sani, perché ha tenuto nonostante gli aumenti dei prezzi, nonostante la pandemia che continua a non mollare. L'economia sembra avere dei fondamenti solidi e tiene. Sì, c'è una grande resilienza e questo lo scopriamo giorno dopo giorno, meglio così. Sicuramente il nostro territorio è stato un territorio che nei sacrifici si è costruito e quindi è comunque un'economia fatta di tanto impegno e sicuramente di tanta sostanza. È chiaro che è uscita in questo momento di difficoltà. Sicuramente il nostro essere vicini alla gente, il nostro essere distribuiti e avere una grande differenziazione di sistemi economici sicuramente ha aiutato noi, ha aiutato un po' il territorio, le economie della provincia di Rovigo, la provincia di Padova, Venezia, insomma il Veneto in generale. Adesso arriva un 2023 che non è semplice, però l'affrontiamo con ottimismo. Certamente bisogna essere sempre ottimisti e bisogna affrontarlo con grande impegno, con grande dedizione, con grande attenzione, e su questo noi già ci stiamo preparando da settimane e cerchiamo di essere pronti per rispondere alle esigenze delle imprese, alle esigenze delle famiglie, cercare di essere di stimolo, perché il futuro sarà sicuramente di sistemi economici diversi, di sostenibilità, di modo diverso di vedere, di fare impresa, e questo chiaramente noi come da nostra natura vogliamo essere sul pezzo, vogliamo essere pronti, vogliamo essere di stimolo. A proposito di vostra natura, insomma, questa storia ci ripetiamo, che però è sempre bella da raccontare, la banca vicino alla gente, vicino al territorio, le filiali, la vostra presenza sul territorio, confermate anche per il 2023. Sì, anzi è una presenza che andremo a aumentare, a stimolare, a far crescere in professionalità, che è fondamentale, in ascolto e in supporto al territorio, e dall'altra parte di presenza anche sulle piccole comunità e non solo, perché noi andremo ad aprire una filiale importante, la seconda filiale su Padova in corso Stati Uniti, quindi faremo un ulteriore percorso di crescita, ma la nostra crescita è fatta da cooperatori, quindi dobbiamo crescere tutti insieme ai nostri 6.400 soci, insieme ai 60.000 clienti, insieme a un territorio che ha voglia veramente di crescere. Scrivete il bilancio, preparerete il bilancio, ne parleremo prossimamente in una prossima occasione. C'è un particolare che però volevo chiedere come ultima battuta. 2023, siamo in un Polesine che le statistiche dicono è vecchio, sta invecchiando, un Polesine che non ha ricambi generazionali. I giovani, perché un giovane deve avvicinarsi a un mondo come quello della banca, che sia come lavoratore, che sia come cliente, che sia come socio? Perché nella banca può trovare, in questa banca, la banca di credito cooperativo, una banca del territorio, può trovare quelle risposte che merita e quell'attenzione a supporto della propria crescita, delle proprie idee, ed è questo su cui noi stiamo facendo leva e vogliamo essere diversi dagli altri. Lo siamo da sempre, lo siamo dal 1896, ma lo vogliamo essere ogni giorno rispetto al nostro lavoro e rispetto a essere di stimolo per i giovani. Per noi è fondamentale, perché secondo noi ci sono dei giovani che diventeranno dei grandi cooperatori e dall'altra parte sicuramente dei grandi imprenditori, e in questo territorio, nel nostro Polesine, sicuramente possono trovare
una delle peculiarità che non trovo in altri territori, da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista economico, perché ci sono dei sistemi economici nuovi che stanno crescendo e che possono avere grande sviluppo. Che auguri facciamo al Polesine e anche ai vostri soci, ai vostri clienti, ai vostri cooperatori? Di continuare ad essere ottimisti, di continuare a guardare il futuro con un occhio critico ma sicuramente costruttivo, e quindi guardarlo per vedere un futuro diverso, diverso che va costruito e va creato ogni giorno con impegno, con dedizione, però sicuramente con uno spirito di guardare e di fare sempre meglio. Parola d'ordine dunque, lavorare e ottimismo. Assolutamente, da parte mia questi sono i principi fondanti del mio essere imprenditore prima e essere presidente. Ci vuole grande lavoro, grande dedizione, ma soprattutto grande ottimismo. Grazie presidente, buon anno. Grazie, grazie, buon anno anche a lei e a tutto lo staff. Grazie.